Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Allora, vi ho raggruppato tutte le novità di Mulac Cosmetics e le vediamo tutte insieme. Ho preferito farvi tutto insieme il video invece che dividerlo, così mi sono presa un po' di tempo per provare tutte le novità, e sono tante e sono belle. Partiamo dalla cosa di cui mi avete chiesto di più, che è la scatolina delle meraviglie con dentro le due nuove palette del brand, la Good Vibes e la Daily Mood. Sono due palette da 9 colorazioni. La prima, ok, io non tolgo mai le plastichine, lo so, sono un po' strana. Ok, Daily Mood è la prima palette ed è quella composta prevalentemente da colori caldi, dove abbiamo una predominanza di cialde opache, che sono ben 6 su 9. È bellissima palette, ma a discapito di quello che credevo, ho usato molto di più e con estremo piacere la Good Vibes, che è questa meraviglia qui. Infatti vedete com'è usatina, anche il look di oggi l'ho fatta con questa. Allora, innanzitutto, prima cosa che ho notato di questi ombretti rispetto alla gamma precedente: trovo che i matte si equivalgano in termini di qualità. Io amo molto le polveri di Mulac, sia viso che occhi, ma gli shimmer hanno, secondo me, molta più perla delle precedenti in gamma permanente, perché sono proprio estremamente metallici, un effetto quasi bagnato, molto luce riflettenti, anche la texture si sente, tanta perla appunto dentro, e il payoff è pazzesco, pazzesco. Unica cosa che vi dico di entrambe le palette in generale, ma in generale per tutte le polveri che hanno tanta perla dentro, vi consiglio di applicare al di sotto un primer, proprio perché se noi aggiungiamo la perla dobbiamo togliere la componente elegante, no? Quindi gli oli che servono a tenere insieme le polveri, i pigmenti. Quindi il rischio è sì di una maggiore luce riflettenza, ma di una minor adesione alla palpebra. Quindi in generale con il primer gli ombretti molto metallici con molta perla performano meglio. Allora, se noi vediamo ad esempio il look di oggi, che mi piace tantissimo, è un halo smokey eyes un po' rock and roll, perché l'ho portato molto più verso l'alto. Così, per darvi un'idea della scrivenza del prodotto, ho creato la transizione con i tre opachi, sviluppandola verso l'alto e verso l'esterno. Poi ho usato lui su tutta la mobile. Ho tamponato al centro il mio preferito, che è lui, adesso vi dico i nomi. È Good Vibes, al centro. E poi ho iniziato a lavorare prima con Bro e poi con Into the Mood agli esterni, sia sulla mia reale mobile sia oltre la piega dell'occhio. Infatti vedete che l'alo si sviluppa anche verso l'alto, e soprattutto vedete che con gli scuri non ho chiuso l'alo, ma ho lasciato la netta distinzione ai laterali. Io spero si noti in camera. Sono due palette con le quali veramente potete giocare a più non posso. Secondo me Cindy e il team Mulac hanno fatto un ottimo lavoro con queste palette. A me, so che alcuni di voi mi hanno detto che gli sono arrivate rotte, a me niente, sono arrivate perfette. Ovviamente mi sono state inviate dall'azienda, ma ciò non cambia niente. E una cosa che ho consigliato anche a un'amica che era interessata: potete comprare le cialde singolarmente e comporvi la vostra palette. Secondo me veramente hanno fatto un ottimo lavoro, sia in termini di scelta cromatica, sia proprio che di finish delle polveri, perché riusciamo veramente, mi sono sporcata, brava genio, riusciamo veramente a creare dei risultati interessanti, delle riflettenze particolari, dei giochi di luce e di ombre, secondo me, che non sono realizzabili con qualsiasi palette noi abbiamo in casa. E inoltre, non ultima per importanza, il fatto che secondo me sono cromie per niente scontate, e chi ha voglia di qualcosa di un po' più particolare, specialmente con la palette nei toni, nelle cromie fucsia viola, si può veramente divertire. Poi, altra novità di... Ah, piccolo inciso sui capelli. C'è chi mi ha detto delle cose così sui capelli. Ragazze, ad esempio, sono bagnati fradici, non riesco a usare il phon, non li sopporto sciolti, io li leggo, ma li legherò sempre. E vi prego di non fare caso a questa cosa, o di non sottolinearla sempre nei commenti, perché li porto legati perché ho caldo e perché non riesco a usare il phon e sono bagnati. Ok, piccolo inciso che non c'entra niente. Abbiamo 4 nuovi Velvet Ink. Allora, partiamo dal mio preferito, il mio grande amore, che si chiama Potter's Clay. Voi sapete quanto io ho amato Dreams On versione lipstick. Praticamente Potter's Clay è la versione liquid lipstick di Dream On. È una roba, perché dentro a questa componente terracotta, arancio,
mi fa impazzire. E una cosa che ho scritto anche a Mulak, e lo dico anche a voi, ho chiesto se avevano cambiato nuovamente la formula con questi quattro nuovi colori, perché li ho trovati più performanti, ancora più performanti del secondo cambio. Nel senso che con questi non ho avuto problemi di linee, di secchezza, di spezzettamento, durata eccezionale, colore pieno, sottile, fantastico. E loro mi hanno gentilmente risposto che man mano che producono il prodotto riescono a dosare sempre meglio pigmenti, eccetera, per avere un prodotto sempre più performante. Isley OK, che è il secondo colore, è quello sicuramente che ho indossato meno, ma per una questione meramente di gusto personale, specialmente in relazione alla stagione. È questo, è una base burgundy con molto marrone dentro e ricordatevi che sulle labbra il pigmento scurisce ancora di più. Sicuramente ci giocherò di più quest'inverno. Ora, non che ci sia una stagionalità per i rossetti, però avevo voglia di colori più come questi o come l'altro. Veniamo ai miei due preferiti, agli altri due miei preferiti che sono Charm. Non so se notate la pienezza del colore, cioè è pazzesco. Io swatcho in 2 secondi, abbiamo un colore super super pieno. Charm è molto particolare perché è un colore che è ancora nella gamma dei nude ma è medio e ha dentro una forte componente pesca salmone che lo rende un nude di base rosso rosata ma che va verso gli aranciati. Colore molto particolare e molto bello. E poi abbiamo Fancy, che secondo me è un capolavoro, ed è anche quello che da tutti i giorni forse indosso di più. Ve lo faccio vedere subito. È un colore già medio, un medio intenso, di base rosa, un rosa, un rosa antico di base, con dentro del marrone e una punta di rosso. Sono tutti e quattro stupendi. E per chi ama come me questi colori caldi, con dentro con queste basi rossastre, non possono non piacere. E sottolineo, a prescindere dal gusto di cromie, che è assolutamente personale, il miglioramento ulteriore della performance del prodotto. Li ho dati da provare anche alla mia migliore amica, che è una super liquid lipstick addicted, e se n'è innamorata. Mentre, ad esempio, i precedenti che gli avevo dato mi diceva sì, mi piacciono, ma non mi hanno rubato il cuore. Quindi anche lei ha notato questa performance eccellente nelle nuove colorazioni proposte. Veniamo poi a un prodotto che ha fatto chiacchierare molto perché? Perché è un nuovo distaccamento di Mulaki Cosmetics che ci introduce al mondo dei capelli con Mulaka Hair Lab. Primo prodotto in rappresentanza di Mulaka Hair Lab è l'Huilberry Tan. Allora, innanzitutto 10 lode a Mulak per il packaging. Grida lusso, cioè veramente sembra l'ampoule di un profumo di alta profumeria. Gioco di parole. Colore stupendo, bella l'etichettatura, bello il contagocce. È veramente un prodotto che si vede che è curato nei minimi dettagli. Veniamo alla composizione perché so che a molti di voi interessa. Innanzitutto si chiama Huilberry Tan per i 10 oli contenuti al suo interno, che sono tutti oli assolutamente non banali, per quanto un olio non sia mai banale, ma sono oli particolarmente ricercati per le loro funzioni in relazione ai capelli. Ma veniamo all'inci che ce l'ho qui. Ma com'è bella la scatola! Con questi, vedete questi disegni di capelli? Bellissimo, veramente anche il colore. Hanno curato l'uscita nei minimi dettagli. Allora, troviamo l'inci, eccolo qua. Allora, è un prodotto siliconico. Sì, è un prodotto siliconico, ma è un prodotto che nasce prettamente, secondo me, per lo styling, nel senso che nel momento esatto in cui voi applicate 2 o 3 gocce sui capelli, fanno. Cioè, tutti i nodi, l'effetto crespo, il fatto che non riuscite la mangiabilità del capello. 10 lode, è riuscito a passare la mano in mezzo ai capelli così si sente subito l'effetto condizionante del prodotto in questo senso. Contiene all'interno ciclopentasiloxane che è un silicone volatile e poi partiamo con tutti gli oli contenuti al suo interno. Allora, io vi dico la verità, non sono contro i siliconi nei prodotti per capelli per 2 motivi principali. Il primo è che il silicone è una particella chimicamente inerte derivata dal silicio e sottolineo chimicamente inerte, cioè non fa né bene né male, non fa niente. Se poi invece parliamo di ecosostenibilità, quello è tutto un altro discorso, nel senso che non voglio entrare in un ambito ecologico, ma cosmetico.
Purtroppo, ragazze, il capello è morto, non è vivo il nostro capello, quindi in realtà non esiste qualcosa che possa fare male al capello, ma in realtà neanche bene, nel senso che se noi andiamo a lavorare con qualcosa di cosmetico, cosmeceutico, che va a lavorare al bulbo del capello prima che il capello cresca, ok? Ma se noi parliamo di capello una volta in lunghezza, è un filamento morto. Quindi noi possiamo migliorarne la struttura lamellare delle squame, quindi possiamo richiudere le squame, da avere un capello più compatto, che riflette meglio la luce, più corposo, più spesso, non più di questo. Non possiamo far rinascere il capello. Quindi vi dico, in generale, i siliconi, specialmente sulle lunghezze, aiutano molto per fare questo effetto mise en bouteille del capello, specialmente quando abbiamo doppie punte, la fine molto crespa, eccetera. Poi, se una persona mi dice: Giulia, senti, io invece ho sperimentato sui miei capelli il fatto che il silicone me li appesantisca, me li sporca, non mi piace l'effetto, quello è tutto un altro discorso. Io stessa uso prodotti completamente naturali o prodotti completamente non naturali, quindi da parrucchieria tradizionale. Agite in base a quello che su di voi performa meglio. Questo è il miglior consiglio che vi posso dare. Vi prego, non scateniamo una polemica, siliconi sì, siliconi no. Non è questa la sede. Nel senso che io parlo di questo prodotto, vi dico sì, ragazzi, è siliconico, contiene siliconi volatili, dà l'ottimo effetto condizionante in questo senso e trattante per lo styling. Se poi una persona mi dice: a me non piace l'effetto dei siliconi sui miei capelli, questo non è il prodotto per te. Punto capo. Torniamo a parlare di noi. Allora, innanzitutto sono 100 ml di prodotto, che è tantissimo. Cioè, ragazze, guardate, sembra che non l'abbia neanche toccato, l'ho usata anche oggi. Cioè, ne va giù talmente tanto poco che secondo me lo passeremo alle nostre figlie, alle nostre nipoti. Quindi anche il prezzo viene assolutamente ammortizzato dal consumo nel tempo, è un prezzo ammortizzato secondo me. Fragranza. Sicuramente un plus del prodotto è la fragranza. Ha questo profumo di buono, di fresco, di fiorito, di buono. Preferirei che permanesse un pochettino di più sui capelli una volta applicato, in realtà no, o meglio, rimane più il profumo se lo applico a capello asciutto, come finish. Se lo applico ad esempio come oggi a capello bagnato perché non li asciugo, il profumo non lo sento più una volta applicato, ma chi se ne frega perché l'effetto sui capelli è pressoché eccezionale. Vi dicevo, 10 oli all'interno, mirtillo, argan, moringa. Tra l'altro, ragazze, l'olio di moringa, la moringa in generale, è un potentissimo antinquinamento e crea uno scudo nei confronti delle particelle sottili del PM10 che noi abbiamo in città e non in città, in giro in generale. Poi abbiamo l'açaí, il babassù, l'olio di boriti, abbiamo la passiflora, la schiuma di prato, l'olio di riso e il karité. La scelta degli oli, sono assolutamente d'accordo con la scelta degli oli perché è stato molto bilanciato tra oli più intensi, più asciutti, più secchi, più nutrienti, per avere un po' tutto l'effetto che possiamo avere sui capelli, dalla brillantezza all'effetto districante, all'idratazione, sempre tra virgolette rispetto a quello che vi ho detto prima, all'effetto protettivo. Secondo me non è il classico olio per capelli che tu dici ok, lo compro anche al supermercato a 7,99. No, è un prodotto secondo me che va provato per capire cosa intendo e chi magari ha acquistato le palette e ha avuto il campioncino può aver provato il potere secondo me che ha di rendere i capelli bellissimi in un secondo, veramente ragazze, anche il giorno dopo il lavaggio, io ad esempio non usando il fond perché muoio sotto il fond, il giorno dopo sono un po', ci passo due dita, due goccine di questo, tornano bellissimi, quindi per me è un'uscita molto interessante, molto riuscita e non vedo l'ora di vedere quali saranno le altre referenze che proporrà il distaccamento Mulac Airlab. Ok, questo è quanto. Fatemi sapere se voi avete provato qualcosa di questi prodotti, se vi sono piaciuti e se vi è stato utile. Un bel like, se vi va iscrivetevi al canale e un bacione e al prossimo video.